È stato facile. Su un film, ovviamente. Ma insomma, no, non credo che abbia faticato molto. Certe volte facevo una cosa secondo me la sentivo io, magari mi diceva, ma la fai un pochino più Sfumata, più sfumata, oppure ironica. più incisiva. E io andavo, si dà sempre retta al E il regista. giudizio del grande Mario? No, beh, incassò talmente tanti soldi che era felicissimo, figurati. Vabbè, però lui al di là dell'incasso, sicuramente essendo anche molto severo, come tu spesso hai raccontato, qual è stato il Il giudizio giudizio di tuo padre sul tuo film? del Babbo, hai fatto una cosa belloccia, anche lui, come Cecchigori, non lo so, c'hanno questo, i toscani hanno questo aggettivo, belloccio. Insomma, sei stato Sì. promosso, ti ha promosso. Comunque è diventato un Sì, cult. assolutamente. Sì, No? sì. Oh. Film curioso, un po' strano nella mia filmografia, però sono contento che ci sia un film surreale. Io non è un genere che pratico molto, però mi piaceva l'idea che aveva scritto, qual è il periodo anche delle diete, e poi mi devi dare, insomma, l'atto che il titolo 7 kg in È 7 diventato giorni è del tuo? sottoscritto. È vero, lo confermo, lo confermo. Bene, allora ancora un ringraziamento a Infinity Plus per averci dato questa importante opportunità e ancora un calorosissimo applauso. Grazie, buona visione a tutti. Silvia Nicchiarico, Carlo Verdone, Grazie il maestro Luca Verdone. mille. Grazie. Ovviamente domani sera abbiamo questa ulteriore chicca da regalarvi, è la unica e prima proiezione in sala del film Si vive una volta sola di Carlo Verdone, che come sapete ha girato qui in Puglia, per cui ci sarai? Ci sarò perché questo film, poverello, cioè noi abbiamo fatto 14 città per la promozione, però andavamo in ogni città e in ogni città c'erano due o tre sale da fare, a Torino c'erano due o tre sale, quindi scappavi, salutavi il pubblico, andavi in un'altra sala e andavi nell'altra ancora. Poi si faceva tardi, la mattina magari avevamo un aereo alle 6:30, alle 7 per Catania e non potevi stare, dovevi andare a dormire. Quindi è stato sempre così, non abbiamo mai visto il film con il pubblico. L'ho presentato in 14 città, ma io insieme al pubblico non l'ho mai visto, l'ho visto in televisione e non va bene. Quindi ho questa grande opportunità domani di vederlo con voi, quindi ci sarò. E mi emozionerò anche perché francamente il cinema mi manca. Devo aggiungere una cosa, devo ringraziare molto, oltre naturalmente a Carlo, senza il quale non si poteva fare il film perché era la condizione sine qua non della produzione, ma devo ringraziare molto Renato Pozzetto perché si è calato completamente nella mentalità e nel clima che io volevo dare a questo film. Mi ha dato un contributo favoloso e lo ringrazio ancora. E anche i due sceneggiatori Leo Bernoulli Ah, e Piero De certo. Bernardi, che sono stati veramente straordinari. Sì, mi hanno dato veramente delle dritte incredibili, soprattutto sui tempi e i tagli delle scene. Bene, evviva, buona Buona visione, grazie ancora. Buona serata.